Allora, vi avevo detto che la passione di Alessandro non poteva che non trasmettere, avete capito perché poi mi sono ammalato di Cuba. No, io sono contento di questa giornata che abbiamo trascorso insieme e non avevo dubbi che ci fosse diciamo, un diverso pubblico, perché il pubblico di stamattina, che era una sala era stracolma, come avete visto, era un pubblico attento. C'erano imprenditori, si cercava di capire come era, se era possibile finalmente per tutta una serie anche di aperture che le banche, il Sistema Italia, la SACE, il microcredito e quant'altro stavano facendo in direzione di un'apertura in accoglimento, di un'apertura che il governo cubano stava facendo nel campo dell'economia. Stasera, oggi pomeriggio, per meglio dire, c'è un'attenzione diversa, che è un'attenzione che io sto vivendo con non poca sofferenza, perché è chiaro che mi sono posto sempre il problema dai primi incontri che feci nel 94 sul tema degli imprenditori capitalisti a Cuba. Io mi ricordo che ebbi una polemica durissima con l'allora Associazione Italia-Cuba, perché mi accusarono, Alessandro, non so qualcosa, mi accusarono di aver portato i capitalisti a Cuba, no? Quando io risposi candidamente, ma se il governo cubano, l'ambasciatore cubano, ha chiesto di incontrarli, se hanno fatto una legge sull'inversione, sugli investimenti a Cuba che risale agli anni 90, beh, insomma è una richiesta che ha fatto il governo cubano. E ancora oggi mi sento dire da molti: tu stai vendendo Cuba ai capitalisti, non c'è più la Cuba romantica, eccetera, eccetera. Io, riprendendo le parole del dottor De Falco, io penso che insomma, l'atteggiamento di questi compagni e poi l'atteggiamento di quello che ha la figlia diciottenne che non vogliono che esca con gli uomini, no? Cioè, nel senso, Cuba è maggiorenne, vaccinata, ha fatto una scelta politica che non significa rinnegare il proprio sistema socialista, l'ha ribadito Raul, l'ha ribadito Fidel chiarissimamente dicendo per me voi siete e restate l'impero, però ovviamente c'è un'apertura e comunque non sono certamente io a fare delle scelte politiche per Cuba. Però era anche evidente che chi come me ha visto Cuba in questi anni, non poteva notare che c'era una carenza di tutti i generi principali e che quindi questo sistema, che era un sistema comunista all'ennesima potenza, invece di distribuire ricchezza, distribuiva povertà, perché non produceva più nulla. Quindi è chiaro che il problema era quello di dare a un sistema economico delle risorse nuove, dei capitali e un know-how adeguato. Io sono stato in un capannone di una fabbrica di acciaio, il macchinario più nuovo che avevano era una saldatrice russa del 71. Cioè, in un paese che è a questo livello non potevi non portare gli imprenditori italiani. È chiaro che noi facciamo una selezione, come diceva Antonio, etica, facciamo una selezione etica, nel senso di imprenditori che conoscono il paese, che accettano il sistema, che vogliono dialogare, che non vogliono assumere un atteggiamento colonialista. È un grandissimo lavoro che facciamo qui in Italia e facciamo poi anche a Cuba di accompagnamento delle imprese. Però non è immaginabile un paese Cuba che non si rinnovi, che non rinnovi il suo apparato produttivo, perché diciamocelo tutto, al di là del sigaro, della canna da zucchero e del turismo non producono niente, che non c'è neanche più, dopo che è andato Antonio Fiori non ci sta neanche più la canna da zucchero. Il nickel, ok. Cuba purtroppo importa zucchero, è un Importa paradosso, zucchero, ma sì, perché in importa. effetti serve per il rum, da quello che io so la canna. E quindi in buona sostanza quindi il tema economico di oggi e politico storico di oggi pomeriggio non sono due temi separati, ma sono due temi che si intrecciano strettamente. E l'approccio che noi stiamo dando e che gli imprenditori italiani che stanno venendo con noi a Cuba stanno avendo, e anche l'intelligenza e la sensibilità che ho sentito oggi da parte della SACE, del microcredito,
dell'Eurosportello, della Camera di Commercio, c'è un atteggiamento da parte di noi napoletani che è diverso da quello dell'atteggiamento di tante altre realtà imprenditoriali, e noi su questo stiamo lavorando e sono convinto che noi andremo avanti su questo. Quindi al di là della retorica propagandista, questi compagni stanno 10 giorni a Cuba con i soldi dei capitalisti, poi dopo 10 giorni se ne vanno. E chi resta a Cuba poi ha problemi ben più gravi. Quindi io sono ben fiero del lavoro che sto facendo, che è un lavoro culturale, la mostra dei cartelli, ma non solo, se avete avuto modo di vedere il rapporto sulle attività, che significato Napoli Film Festival, 3 convegni sul cinema, alcuni sempre con la complicità di Antonio Fiore e di Alessandra Riccio, Sosa Bravo, il pittore Sosa Bravo, come il più grande pittore che è venuto a Napoli, mi ha fatto delle mostre a Castel dell'Ovo, una mostra sulla pittura, sulla fotografia di Napoli esoterica a Cuba, cioè tutta una serie di attività che noi stiamo portando avanti, anche perché in questi anni abbiamo detto Cuba è cultura, Cuba è storia, Cuba è arte e Napoli è Cuba. Io amo sempre raccontare questa frase di Marcello Mastroianni, cioè io sogno un mondo pieno di napoletani, dove voleva dire io sogno un mondo pieno di persone che non vogliono mollarsi. Beh, io dico io sogno sempre un mondo pieno di napoletani e di cubani, che sono due realtà che hanno una grande identità, noi la stiamo perdendo, devo dire la verità, hanno una grande identità, una grande voglia di mantenere un'autonomia mentale e hanno una grandissima voglia di opporsi a un'egemonia culturale pazzesca. Io dico che la lotta di Cuba non è stata poi soltanto una lotta a comunismo o non comunismo, le riflessioni di Emilio Di Marzio erano molto interessanti perché poi erano storiche. Ovviamente da ottimo studioso di storia sa che la storia non si fa con i secoli, ma e quindi era una suggestione molto interessante. Probabilmente l'avrebbero fatto fuori lo stesso a Fidel Castro, perché praticamente comunque era un personaggio pericoloso e la storia lo ha dimostrato. Avrebbero cercato di farlo fuori lo stesso. Però quello che è importante è immaginare che Cuba è stato e ancora oggi è un baluardo contro una concezione capitalista, consumistica del mondo, cioè una visione che vede il denaro al centro del mondo e non l'uomo. La visita del Papa Wojtyła, che aveva sconfitto il comunismo, a Cuba è la visita di un Papa che sa che cosa è successo dopo il crollo del comunismo. La visita anche del Papa tedesco e poi anche di Papa Francesco sono stati esempi di come Cuba era al di là di quello che, come diceva Alessandro, lo scoglio di 11 milioni di abitanti. Cuba ha rappresentato per la storia del mondo del Novecento, con i suoi sei, con i suoi ma, con le sue, e continua, non a caso il patriarca russo si incontra con il Papa Francesco a Cuba, cioè continua ancora oggi ad essere un esempio, un modello, e io la voglio dire tutta, questa è ovviamente un'accezione negativa. Gli americani, che sinceramente dei diritti umani insomma se ne fanno un vanto, però Guantanamo sappiamo che cos'è, ma voglio dire, se fosse vero non avrebbero poi dialogato con i cinesi, con l'Arabia Saudita, no? Se avessero un problema di carattere di diritti umani, beh, avrebbe dovuto fare l'embargo contro l'Arabia Saudita, insomma, per quello che fa contro le donne, eccetera. Allora dico, il vero problema, perché Cuba poi si apre? Perché gli Stati Uniti si aprono? Io ho il timore che si aprano perché, tra virgolette, Cuba si è aperto un pochettino al mercato, quindi è venuto meno lo scoglio ideologico di un paese che non si era aperto al mercato. Probabilmente hanno frainteso, perché l'apertura di Cuba al mercato non significa un'accettazione dei modelli capitalisti, ma significa semplicemente la volontà di aprire l'economia per le ragioni che dicevo prima. Quindi un approccio serio degli imprenditori a Cuba deve essere un approccio guidato ed essere un approccio di un imprenditore che capisce
che cos'è Cuba e di che cosa oggi ha bisogno Cuba. Quindi siamo passati dalla, diciamo, dalla passione di Alessandra, che praticamente mi emoziona sempre, all'ironia di Antonio. Io mi scuso di dover sempre poi parlare di dati economici, no, però non fosse il mio lavoro di avvocati, però sapete bene che, insomma, lavorare 20 anni per Cuba, con tutti i problemi che sono stati, che ho subito in questi anni, devo dire anche di isolamento, e oggi mi sto pieno qualche piccola soddisfazione, devo dire con grandissimo soddisfazione, le stesse persone che mi accusavano di essere ormai fuori la storia, e beh, stanno facendo qualche telefonata, perché forse hanno bisogno di avere qualche consiglio. E niente, c'è una grande attenzione, e quindi devo dire, se io sono stato con Emilio Di Marzio, ho avuto il piacere di stare a Cuba, c'è stato il presidente del gruppo parlamentare socialista Pittella, che ha dimostrato una grandissima apertura verso Cuba, c'è un grande interesse verso questo paese. Beh, insomma, qualche motivo ci sarà. Se c'è qualche giovane scontento, lo capisco, perché chiaramente, se io vedo, sono un dottore in medicina e vedo che casomai il più disgraziato degli europei spende 2.000 euro in una settimana e molesta le proprie donne quando lui ne guadagna 20-30 al mese, beh, chiaramente pure io sarei un pochettino arrabbiato. Però è anche vero che Cuba sa benissimo che l'alternativa non può essere un cambio improvviso come si è stato nei paesi dell'est, che ha portato l'arricchimento di pochissimi e la miseria di tanti. Quindi, diciamo, onore a questo paese, alla dignità di questo popolo. Noi ci saremo venduti dopo 2 minuti. Noi ci saremmo venduti dopo 2 minuti, la nostra storia purtroppo non è delle migliori. Quindi grande onore a questo paese e grande onore agli italiani che lo rispettano e agli italiani che cercano di dargli una mano. Grazie. Bene, grazie a tutti.